gente, benvenuti a questa nuova puntata. Fino ad ora abbiamo parlato soprattutto della console Sony, PlayStation 1 e PlayStation 2. Ebbene, passiamo a un'altra console che non è che ne ho parlato molto, al Sega Saturn. Ebbene, non vedremo un titolo orribile questa volta, ma si vedrà un capolavoro che è sconosciuto a tutti. Questo. Forse conoscete la copertina, ma non conoscete il titolo. Buona visione, gente! Durante gli anni 90 era arrivato nel mondo dei videogiochi la console Sega Saturn e purtroppo molti dei titoli che sono stati pubblicati su questa console a 32-bit non uscirono mai dal territorio giapponese. Ed è un peccato perché ci sono tanti capolavori che meritano di essere provati. Il titolo che vedremo qua è il seguito di un gioco GDR che si chiama Sakura Wars 2. La storia di questo gioco è ambientata negli anni 20 del Novecento a Tokyo. Segue le avventure di una task force femminile conosciuta con il nome di Flower Division all'interno dell'esercito giapponese. Il gruppo è guidato da Ichiro Ogami, una ufficiale appena arruolata che ha la particolare di avere un altissimo livello di potere spirituale grazie al quale è possibile pilotare dei potenti mezzi di combattimento che sono gli unici in grado di sconfiggere le forze del male. Insomma, una storia tratta da un mondo fumettistico manga che è perfettamente integrata all'interno dell'atmosfera di questo gioco. Ma analizziamolo con calma, passiamo alla grafica. Sakura Wars 2 è un vero miracolo grafico. Abbiamo personaggi molto ben realizzati sia in disegno giapponese sia in 3D e sono tutti ben animati e ben ispirati. Compresi vari robots che utilizzeremo, danno l'impressione di essere molto reali. Cosa veramente spettacolare sono le sequenze in full motion video, che sono di alta qualità, molto ben animate e molto ben integrate all'interno di questa atmosfera. Dovete tenere presente che le ambientazioni si sono tutte realizzate in un 3D praticamente perfetto, con ottimi effetti di luce, molti colori a schermo ed è tutto stato curato anche nei più piccoli insignificanti dettagli. Bisogna considerare che tutto è contenuto in ben 3 CD-ROM. Quindi abbiamo una grafica che è veramente perfetta, qualcosa di unico. でもサタンは滅んだはずなのに。なぜ?青い。それは偽りの名。偽りの聖。反魂の術によって我は再び蘇った。
Analizzando il sonoro, invece, abbiamo moltissimi effetti sonori che sono tutti originali e fantasiosi e ben integrati all'interno del contesto del gioco, ma il vero pezzo forte sono le musiche in stile tradizionale giapponese, adatte all'epoca in cui è ambientato il gioco, ma sono stati fatti anche dei grandi progressi rispetto a quelli del primo episodio. Sono tutte remixate e perfezionate e danno un ottimo effetto cinematografico al gioco stesso e anche al film. Cioè, al gioco stesso, volevo dire. Ed è ottimo anche il doppiaggio in lingua giapponese, che io non ci ho capito un bel niente, ma è bene realizzato e riesce a dare un ottimo pizzico di emozione in più alla storia. お前は目障りだ。消えろ、小娘。 Analizzando la giocabilità, che è il lato più forte del gioco, bisogna dire che il nostro scopo è guidare un nostro personaggio attraverso delle vaste ambientazioni e niente, stabilire dei dialoghi che sono purtroppo scritti soltanto in ideogrammi giapponesi, e il sistema di controllo è praticamente facile. Noi riparliamo, dobbiamo scegliere se accettare un incarico oppure no, e anche quando dobbiamo utilizzare dei robot, dobbiamo cercare di essere molto prudenti nell'utilizzarli quando dovremo attaccare. Infatti questo gioco ricorda sotto certi aspetti un pochettino Gundam, ma qua è ambientato negli anni 20 del Novecento. I combattimenti tra i robot, devo dire che sono molto votati alla spettacolarità. Quindi aspettatevi un gioco che è molto violento, ricco d'azione e spettacolare. E quindi bisogna dire soltanto che ogni personaggio che abbiamo presente nel gioco, sono circa 8, hanno una loro caratteristica del carattere, una loro caratteristica di attacco e di difesa, e ognuno ha una propria personalità e un loro atteggiamento nei confronti del mondo che lo circonda. E dobbiamo essere molto capaci nell'utilizzarli, soprattutto i robot, perché ogni robot che utilizzeremo ha una loro capacità di attacco e di difesa, quindi siate molto attenti, perché qua la difficoltà è molto elevata. Se non l'avete ancora trovato questo gioco, lo consiglio assolutamente, perché è uno dei giochi più belli mai realizzati per il Sega Saturn, ma vi avverto, è soltanto un'esclusiva giapponese, quindi niente testi in inglese, tutto in giapponese. Ma piano piano potrete forse cominciare a capirlo come funziona il gioco, all'inizio potrebbe sembrarvi abbastanza difficile. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione, ciao! ゆく季節とともに。